siamo con Andrea Bagnani al Salone del Libro. Andrea Bagnani, scrittore, giornalista, autore, insomma conosciuto a tanti per le sue grandi doti di scrittore soprattutto. A lui chiediamo, sulla base di un recentissimo articolo uscito, se non sbaglio, sul Domenicale, sulla morte di Tabucchi, il rapporto dello scrittore con la malattia, cioè il rapporto tra letteratura e malattia, e come per uno scrittore è difficile entrare in quella dimensione molto privata che è appunto la dimensione della malattia. E questo è un argomento e un tema interessantissimo, nel senso che la scrittura di per sé è proprio il confronto con l'ignoto, e non c'è niente di più ignoto che, diciamo, quello che seguirà la malattia. Di fronte alla malattia la paura è quella, non è soltanto la paura o il disagio provocato dal dolore o dalla febbre, ma è la paura dell'ignoto. Ecco, una volta c'erano i cartografi romani, disegnavano, man mano che lo conoscevano, disegnavano il mondo che trovavano. Poi c'era un punto oltre il quale non erano più andati, non andavano più, e lì a quel punto c'era l'ignoto. Ecco, nelle carte dei primi cartografi, a quel punto, di fronte all'ignoto, compariva una scritta, e la scritta era «Hic sunt leones», «Qui ci sono i leoni». Ecco, la letteratura nasce lì, di fronte a quella soglia dell'ignoto. La malattia è sempre arrivare fino a stare sul bordo di quell'abisso, e la scrittura è ad ogni modo cercare di metterci qualcosa, di metterci i leoni, di dare un senso, anche di procrastinare, di allontanare la morte, perché la scrittura in fondo prima di tutto è tempo, e questa è la cosa che mi viene da dire di più sulla scrittura. E poi c'è la lettura ad esempio per una persona malata. La lettura per una persona malata è entrare, è un'alternativa e soprattutto è una possibilità, cioè è un altro mondo possibile. La letteratura riattiva il tempo, e di conseguenza questo per un malato è una specie di regalo, una specie di speranza, e comunque sicuramente un modo di gabbare la morte, di gabbare il tempo, perché anche penso ai malati terminali che hanno magari una data fissata, una scadenza fissata, anche se non è mai possibile, per fortuna il nostro corpo non funziona a comando e non ha dei meccanismi così comprensibili a tal punto da poterne definire una scadenza. Però il fatto che di fronte a una scadenza uno possa per 2 ore entrare in una storia che si dilata per 400 anni, e se anche uno aveva 2 giorni di vita, la sua attesa di vita è diventata 402 anni, che in qualche modo, grazie alla lettura, è diventato una delle persone più longeve del mondo. Ancora una cosa, se non ricordo male, lei ha scritto nel suo articolo appunto su Tabucchi che a un certo punto lui disse: nelle cartelle cliniche non c'è poesia, non c'è letteratura. Nelle cartelle cliniche non c'è letteratura, è vero, Tabucchi me lo disse, e però fece anche un'altra cosa, che era la letteratura, cioè pochi giorni prima di morire, di notte, Tabucchi ha scritto un racconto, ha dettato un racconto a suo figlio. Ecco, quel modo di gabbare la morte, di aggiungere poesia, di tradurre la freddezza burocratica di un referto nella poesia che andrà oltre la propria morte, ecco, questa è un regalo e anche uno sberleffo alla morte. Grazie. Le parole più sono ricercate, no? Più tai da domandarchi la pagate. Molto spesso accade questo. E poi dice la verità: siccome non c'ho soldi da lasciare, questo nonno ai nipoti dice, non c'ho soldi da lasciare, vorrei lasciarvi un po' di verità. La verità purtroppo è come il vetro, che è trasparente se non è appannato. Per nascondere quello che c'è dietro basta aprire la bocca e dargli un fiato. Per un medico o una qualsiasi altra professione che è legata all'ambito della salute,
Che cosa aggiunge nel loro lavoro non parlare solo il linguaggio tecnico, cioè il linguaggio appunto della medicina, ma ascoltare il linguaggio dell'arte? Ah, sicuramente avvicina di più le giovani generazioni, soprattutto avere un linguaggio più semplice, più, come dire, più alla mano. Questo non vuol dire che debbano cambiare mestiere o stravolgere il proprio habitat linguistico, diciamo, però chiaramente, ecco, io, come per dire, ho trattato la malattia mentale come se fosse un viaggio in un altro paese, un paese straniero, e raccontando con fotografie, con filmati, con parole quello che ho. E il mio modo, insomma, è stato quello, forse per avvicinare un pochino di più all'argomento. Grazie.